Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai Domiciliari. Un grossissimo benvenuto all'ospite speciale di questa sera, la scrittrice ed editor Atena Barbera. Benvenuta, Atena. Grazie Elisabetta e grazie a tutti quelli che ci stanno guardando. Benissimo, per me è un piacere enorme averti qui con noi. Atena Barbera è in collegamento da Genova. Atena, come va? Macaia! Macaia, Macaia, esatto, Raccontiamo cosa Macaia. significa Macaia. A Genova oggi c'è Macaia, cioè umido. Nuvoloso e un quel cielo molto basso che fa venire voglia di dormire. Va tutto molto bene, Elisabetta, ti ringrazio, scherzi a parte. Bene, bene, bene. Ma la Macaia fa parte del gioco, no? Fa parte, insomma, della nostra vita di genovesi, perché come ben sapete anch'io sono in collegamento da Genova, quindi per noi genovesi la Macaia è un qualche cosa che vale la pena sopportare, perché se c'è il mare ci può essere anche la Macaia. E oggi è una giornata di Macaia, ma nonostante la Macaia, noi ci godremo questa oretta, spero in modo piacevole, in compagnia della nostra Atena Barbera. E io darò il benvenuto ad Atena, come a tutti i miei autori, leggendo un estratto di un libro. E in questo caso leggerò un estratto da questo splendido libro qui. Vi mostro la copertina. Quindi, Liguri per sempre, viaggio emozionale nel cuore della Liguria. Quindi, Edizioni della Sera, curatrice Atena Barbera. Inforco i miei occhiali perché, come sapete, senza gli occhiali purtroppo non ci vedo e partiamo a bomba. Quindi, Liguri per sempre, viaggio emozionale nel cuore della Liguria, a cura di Atena Barbera. Dalla prefazione di Bruno Morchio. Liguri per sempre. È titolo che evoca fierezza e senso di appartenenza, attaccamento profondo e viscerale, ma per altro verso suona anche come una maledizione. E così viene declinato in molti dei racconti, dove la difficoltà a staccarsi dai luoghi che sono inesauribile fonte di memoria e crogiuolo di relazioni, viene trattata ora con ironica tenerezza. Cassini, Balestra, Schembri Volpe di Stefano, ora con graffiante spirito di ribellione Corcionani, compiglio nostalgico che vira allo spleen Bruno Motta, Nicora, Zaccuri, o con un taglio apertamente tragico, Cogni, Bassi. Ci sono racconti di questa splendida antologia che recuperano la storia più antica, Orlando, Vieri Castellano, e con implicazioni filosofiche, Haim Fabrizio Cipriani, e quella recente, Maccapani. E sia pure in chiave paranormale, Chiaccone. Altri che virano sul registro storico fantascientifico, Villa. Altri ancora che alla terra ligure assegnano il magico o tragico crisma del luogo di iniziazione di due adolescenti, Chierici. Un racconto che prospetta un futuro distopico prodotto dai cambiamenti climatici Moriano e altri che, con ironia, affrontano la piaga endemica di questa terra, l'insufficienza dello spazio,
aggravata dall'uso privato del suolo pubblico. Violani. Non mancano infine, sempre trattati con umorismo e leggerezza, il tema della scoperta, degli occhi meravigliati del foresto di fronte al fascino dei nostri borghi, Atena Barbera. E la tematica sacrosanta della tutela del territorio, Marubbi, che per la Liguria è d'obbligo, trattandosi di una regione dove bellezza e fragilità costituiscono un connubio inscindibile. In questi racconti gli autori sono riusciti, nonostante l'insidia implicita nel progetto, a far emergere storie e personaggi a tutto tondo che catturano l'interesse del lettore senza dissolversi nella paesaggistica di maniera. E con un unico fine, quello di valorizzare il patrimonio culturale di un popolo, quello dei Liguri per sempre. E questo, signori, era soltanto un breve assaggio e l'introduzione di Bruno Morchio a questa splendida antologia, Liguri per sempre. E adesso andiamo a scoprire chi è la grande curatrice di questa bellissima antologia, perché lo chiederemo direttamente a lei, ad Atena Barbera, con la domanda di rito di autori ai domiciliari. Per cui, Atena Barbera, chi è Atena Barbera? Parlaci un po' di te. Attualmente soprattutto editor e traduttrice, nasco come ragazzetta di bottega in Repubblica 20, più di 25 anni fa, poi rimango in Repubblica un paio d'anni, lascio per approdare all'editoria, ho fatto una scuola sul campo perché ho avuto la fortuna, comunque erano altri tempi, questo è vero, di iniziare in Mondadori come lettrice, proprio il classico lettore. Quindi mi ricordo ancora questi libri che andavo a prendermi a Milano e già mi sembrava pazzesco, poi ero molto giovane, che qualcuno mi pagasse per leggere, libri dei quali dovevo naturalmente compilare delle schede di scrittura, delle schede di lettura e che in base a quelle sarebbero stati scelti o meno per diventare libri Mondadori o di altre case editrici del gruppo. E poi da lettrice sono passata presto a fare la copywriter Bellissimo. per la vendita su catalogo, quindi quei testi che si leggono sotto, sono quei piccoli abstract che si leggono sotto i vari cataloghi che una volta andavano tanto di moda. E nulla, pian piano vado sempre avanti, quindi poi editing, web editing, gestione di percorsi biobibliografici, è stato sicuramente un percorso estremamente formativo perché mi ha consentito di ricoprire tutti i ruoli e di vedere, di capire come funzionasse davvero la filiera editoriale, inevitabilmente, perché stando da dentro diventa tutto molto più chiaro. Certo. E Atena, io so che tu stai lavorando nell'ambito di una bellissima realtà. Ce ne vuoi un po' parlare? Sì, molto volentieri, anche perché abbiamo una notizia fresca fresca. Si tratta di Editorial di Michela Tanfoglio, con cui ho il privilegio di collaborare da 3 anni, credo ormai, non lo so, perché io questo ultimo anno e mezzo di pandemia tendo a dimenticarmi. Quindi a tutte le mie affermazioni aggiungete tipo un annetto, perché io faccio finta che proprio non sia esistito. Editorial, Capisco. dicevo, agenda letteraria e di servizi editoriali. Proprio sabato sera a Cattolica è stata premiata la SIO, la dottoressa Michela Tanfoglio, con il premio Pegasus Cattolica 2021 come migliore editor dell'anno 2021. Bellissimo. È stata veramente inaspettato per tutti quanti, e ne siamo davvero felici perché Editorial è una Immagino. realtà molto giovane, molto dinamica, ci si impegna tanto. Tanfoglio è davvero eccellente da ogni punto di vista e lo ha dimostrato,
e questa è la prima volta che una donna viene premiata come editor dell'anno. Fantastico, Non solo in fantastico. Italia, ma in tutta Europa. Pazzesco, pazzesco. Quindi veramente un onore e sicuramente un blasone di cui andare fieri proprio per quella che è la vostra realtà editorial. Atena, quindi io ti faccio i miei complimenti. Passiamo adesso al cuore dell'intervista e parliamo di Liguri per sempre, questa splendida antologia sulla Liguria che tu hai curato e a cui hanno partecipato tantissimi scrittori liguri. Allora, abbiamo qui una copertina molto bella, molto evocativa. Il colore dominante è l'azzurro. E poi vi è questa bellissima immagine. Puoi dirci qualcosa su questa copertina Certo, strepitosa? grazie. Insieme al grafico ho fatto un po' impazzire il grafico, in effetti, Tanto che perché non parli, io la mostro, eh? La faccio vedere ai nostri abbiamo provato ascoltatori. diverse combinazioni di colori, ma alla fine ciò che rendeva meglio era in qualche maniera l'azzurro del nostro mare. Invece, proprio per questo, nella parte alta della copertina c'è la riduzione a china di una fotografia che Roberto Orlando, giornalista e autore dell'antologia sua, è proprio il primo racconto all'interno del volume, è una sua fotografia che ci ha voluto regalare. Se giri la copertina, nella parte posteriore, e la facciata è Dolce Acqua, è il ponte di Dolce Acqua. Esatto, facciamo vedere perché il libro si presenta in questo modo. E invece Quindi dietro abbiamo il questa. ponte, perfetto. E dietro abbiamo invece sempre un'immagine di Roberto Orlando trasformata a china, Porto Venere. Bellissimo, Quindi è bellissimo. stata una scelta da est a ovest, ecco. Assolutamente, la trovo estremamente azzeccata perché poi sicuramente l'azzurro ricorda il nostro mare e l'azzurro del cielo di Liguria. Quindi l'azzurro, secondo me, è stata una scelta vincente. Atena, adesso noi siamo curiosi di sapere come è nato questo libro. Ma nasce da una telefonata da parte dell'editore, visto che io avevo partecipato ad una delle antologie che toccano i luoghi d'Italia, era Genovesi per sempre, avevo partecipato come autrice, e poi appunto Stefano Giovinazzo, le Edizioni della Sera, mi ha chiesto se avessi voglia di curare un'antologia sempre sui luoghi, quindi sempre di questa. Eccoci qua con i nostri liguri, però sulla Liguria. Mi ha però posto una difficoltà, chiaramente, cioè mi ha vietato tassativamente di contattare autori che avessero già partecipato in precedenza non solo all'antologia dei genovesi, ma anche ad altre antologie curate da Edizioni della Sera. Visto che sono diverse le collane e che poi alla fine può succedere che gli autori si ritrovino tra le pagine di diverse collane, in questa occasione mi ha chiesto di non farlo e quindi Ho di capito. contattare soltanto diciamo, autori nuovi, nuovi per EDS, naturalmente. Certo. E la sfida è stata un po' questa, perché giustamente i Immagino. colleghi curatori prima di me hanno fatto una bella cernita di ottimi autori ai quali io però non mi potevo rivolgere. E quindi, niente, quindi mi sono messa un pochino a studiare, mi sono guardata incontro, ho visto a chi avrei potuto affidare una richiesta del genere, perché la richiesta, l'unica richiesta era che emergesse il territorio. Ho reso subito chiaro che non avevo alcuna intenzione di fare un libro di ricette travestito da libro da storie genovesi o comunque liguri, né tantomeno una guida di viaggio travestita da antologia. Quello che ho chiesto agli autori era di far emergere il territorio attraverso immagini, attraverso suggestioni, attraverso una storia godibile
che in qualche modo lo raccontasse. E credo di poter dire che alla fine, insomma, ci siamo riusciti. Assolutamente sì. Per cui, come hai letto tu nell'introduzione, che insomma, caro Bruno Morchio ha voluto regalarci, appunto, passiamo da viaggi immaginari col primo racconto di Orlando di una Venere che va a ritrovare una sorella Venere, una statua che è a Genova. Arriviamo fino al territorio, il territorio montano, ma anche il territorio, il mare. Guardiamo quello che ci sta intorno con gli occhi del foresto, come li chiamiamo noi qui, i foresti. I foresti. Piccoli racconti di formazione, oppure racconti di fantascienza, ma comunque qualcosa, credo di essere, che siamo riusciti, sì, a realizzare qualcosa che dia grandi suggestioni e che in qualche modo rappresenti a 360 gradi che cos'è la Liguria, perché abbiamo tutto, in effetti. Assolutamente. Assolutamente ci sei riuscita, Atena, e hai fatto veramente un ottimo lavoro. Certo, immagino non sia stato facile partire praticamente da zero, perché tu hai dovuto comunque in qualche modo contattare degli autori nuovi e quindi autori che si prestassero, no? Che si mettessero in gioco, però chiaramente in questo modo anche tu hai dovuto metterti in gioco e quindi ci è voluto del coraggio e direi che sei stata premiata alla grande perché, a mio avviso, Liguri per sempre è veramente un'antologia di ottimo livello. Interrompo un attimo per contraccambiare i saluti di alcuni amici che si sono messi in contatto con noi, che ci stanno seguendo e che ci mandano i saluti, quindi contraccambiamo sia io che Atena i saluti di Masella Maria, carissima Oh. amica, un grosso bacio, bravissima scrittrice, grande scrittrice, quindi un abbraccione alla nostra Maria Masella. Deborah Alice Riccelli, grazie Deborah per essere con noi, anche a te un grosso, grosso abbraccio. Poi abbiamo Roberta Rachel Luprano, quindi Oh. grazie Roberta, contraccambiamo i tuoi saluti, ci dice buonasera. Poi abbiamo Fiorenza Pistocchi, dice ciao ragazze, bella copertina, un abbraccio a entrambe e noi ci prendiamo volentieri l'abbraccio di Fiorenza. E quindi grazie a tutti insomma, per essere qua con noi, perché a noi fa piacere se ci fate compagnia e ci seguite. Io sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto Atena, perché secondo me la Liguria, il nostro territorio, emerge in maniera egregia dai racconti. I racconti sono tutti molto diversi l'uno dall'altro, così come sono molto diversi gli autori. Ogni autore si esprime a suo modo, però devo dire che tutti i racconti riescono ad emozionare, quindi raggiungono l'obiettivo. E la Liguria emerge con tutta la sua bellezza, ma anche con tutte le sue contraddizioni. Quindi ne emerge l'amore dei Liguri per la loro Liguria, ma anche quelli che sono i difetti della Liguria, quelle che sono le problematiche con cui noi in qualche modo dobbiamo convivere. Quindi noi amiamo il nostro territorio, ma certamente dobbiamo affrontare anche delle situazioni difficili. Vedi, non so, il problema, non so, il degrado spesso del territorio, i problemi idrogeologici legati proprio anche alla struttura, no, della nostra Liguria. Però ne emerge l'amore, l'amore viscerale che, come dice Bruno Morchio, è una maledizione. Ebbene sì, lo ammetto, perché noi Liguri
siamo un popolo di naviganti, no? Cioè, noi siamo spinti verso l'altrove, però noi ritorniamo. Quindi Ma infatti, amiamo ritornare alla nostra Liguria. Cosa ne dici, Atena? ne dico che appunto tanti anni di Mondadori per me ha significato tanti anni di levataccia alle 4:30 del mattino, perché non ho mai voluto, per scelta, nonostante mi si fossero aperte nel corso del tempo diverse possibilità, io non sono mai riuscita neanche a pensare di trasferirmi a Milano. Con tutto, poi lo Pazzesco, dirà il tempo e pazzesco. la vita se è stata o no una scelta, ma credo di aver fatto la scelta giusta, non lasciare la Liguria. Certo, sono partita tanto, sono andata tanto in giro, ma alla fine staccarmi da questo territorio, divento triste. Senza i miei monti e senza il mio mare, io divento triste. E bisogna trovare il proprio equilibrio, e se il proprio Certo. equilibrio comunque del proprio equilibrio fa parte anche un luogo, accogliamolo a questo punto. Certo, Ecco, per cui certo. ti dico, sì, mi sono giocata anche tante opportunità di lavoro perché ho rifiutato di trasferirmi, ma proprio per una questione di qualità di vita, trovo che la qualità che nonostante tutto, nonostante le problematiche che abbiamo, che riuscire ad arrivare in Liguria bisogna prevedere un sequestro di persona da parte delle autostrade per ore, per non Esatto. parlare di attraversarla da est a ovest, nonostante appunto gli spazi ristretti che connotano proprio fisicamente, geologicamente la nostra regione, quindi perché noi abbiamo una strada e il problema degli spazi in Liguria è sempre esistito, non soltanto Tremendo. dal punto di vista dei trasporti, ma proprio anche da quello degli alloggi, perché siamo davvero stretti fra mare e monti, siamo una lingua. Però con questo golfo meraviglioso. Ecco, l'idea di non poter uscire di casa, fare 50 metri e respirare un po' d'aria di mare, non era proprio nelle mie corde. E Certo. quindi il legame mio con questo territorio è molto forte, è molto forte. Certo. Madre matrigna, come sempre, pregi e difetti, però è vero che per me è difficile staccarmi. Certo, e ti capisco perché anch'io ho provato un po', insomma, questa stessa sensazione, questa difficoltà a lasciare Genova. E quindi accettiamolo che noi genovesi, noi liguri, abbiamo la nostra Liguria nei geni, nel DNA, e non possiamo farne a meno. Interrompo ancora un attimo per salutare un altro carissimo amico che si è collegato in questo momento, che è Carmine D'Apice. Quindi grazie Carmine D'Apice, è un affezionato di Autorità Domiciliari che ci segue sempre, quindi dice un salutone, un abbraccio a Elisabetta, all'amica Atena Barbera. Quindi grazie Carmine, contraccambiamo con tanto, tanto affetto. Adesso Atena, io ti vorrei chiedere una cortesia. Avresti voglia di leggerci tu un breve estratto di questa splendida antologia? Esatto, Allora, vediamo non facciamo torto a nessuno, quindi leggo il pezzo mio. vai, perfetto, ottima soluzione. Vediamo di trovarlo. Allora, giusto l'incipit di Brinderemo a dolce acqua. Quando il postino suona per consegnare una raccomandata, c'è sempre un momento di sospensione, un attimo di incertezza. Quel breve istante in cui tutti i piccoli scheletri che teniamo chiusi nel cassetto delle fatture ci passano davanti con sguardo accusatorio e accennano il ballo dell'imposta. Per chi lavora a partita IVA, l'incubo di un atto giudiziario è sempre in agguato, soprattutto per noi che abbiamo da poco scelto la via dell'indipendenza. Sono un fotografo freelance che ha avuto la brillante idea di lasciare un posto da commesso in un negozio di apparecchiature, foto e video per vivere delle mie immagini. Mia moglie, invece di distogliermi da questo suicidio economico e professionale, ha come sempre sostenuto il mio progetto di libertà. Del resto, da ex insegnante, ora pittrice ritrattista che lavora su commissione, non potevo aspettarmi altro.
Che poi la malcelata idiosincrasia di Elena nei confronti di ogni tipo di autorità è uno dei motivi per cui l'ho sposata. Allora, cosa succede? Arriva una lettera, una raccomandata. Il nostro protagonista, sono marito e moglie entrambi i protagonisti. Il nostro protagonista la apre con un po' di batticuore e scopre di avere ereditato una casa proprio qui, a Dolceacqua. Non sono liguri, ma nel momento in cui si trovano in questo borgo, che è un borgo meraviglioso, davvero, che vi consiglio di visitare, e che insomma ha avuto ritratti molto celebri nella storia dell'arte, si innamorano di questo borgo, ma e succedono cose che non vi anticipo. È un racconto molto leggero, molto ironico, che vorrebbe essere divertente. Pur buttando proprio uno sguardo su alcuni atteggiamenti a volte tipici dei piccoli borghetti, delle piccole cittadine, e vuol prendere anche un po' in giro questa nostra chiusura ligure nei confronti appunto dei foresti, dei non autoctoni. Certo, sì, perché io non l'ho specificato forse abbastanza, ma lo ribadisco adesso, che Atena Barbera è curatrice, ma è anche autrice, quindi ci ha deliziato con questo bellissimo, bellissimo racconto. Atena, adesso devo farti una domanda d'obbligo, però prima leggo il commento di Fiorenza Pistocchi che dice: come vorrei essere anch'io lì, aprire una finestra e vedere il mare aiuta a vivere. Eh sì, allora, ha ragione Fiorenza. Allora, la presenza del mare è un qualche cosa per noi liguri che è imprescindibile. Cioè, noi non possiamo fare a meno del mare. Magari uno ha la sfortuna, tra virgolette, di abitare in un luogo dove il mare non è visibile, da dove il mare non si vede. Però sapere che il mare è lì ti dà una sicurezza. E per me è così. Io, cioè, per me sapere che il mare c'è e che quando voglio posso andare a vederlo, cioè, per me è un must, è un qualcosa di cui io non potrei fare a meno. E il mare, se vogliamo, permettetemi questa divagazione, il mare ha un significato simbolico enorme, no? Perché junghianamente parlando, il mare è il simbolo dell'inconscio. Quindi il mare è un qualche cosa di enorme che noi liguri ci portiamo nella mente e nel cuore. Adesso, Atena, ti devo fare una domanda perché anche questa d'obbligo, perché sono curiosissima, perché tu ci hai parlato di Edit Real, no? Questa bellissima realtà, questa bellissima agenzia. Allora, che progetti hai per il futuro? Cosa stai combinando? Perché noi siamo molto curiosi di saperlo. Stiamo combinando parecchie cose, parecchie cose. È stata un'estate molto piena, infatti qualcuno mi scrive: sono proprio finite le ferie, io mi sono resa conto di non averle neanche fatte, perché ho sempre lavorato, anche quando dovevo essere in ferie lavoravo, ma è stato Immagino. veramente un vortice di incontri molto belli, di Vero. progetti che si sono conclusi bene, di contatti, e quindi sono Ottimo. davvero molto, molto soddisfatta. Allora, che cosa? Iniziamo dalle cose facili. Vai. Un'altra traduzione che uscirà per HarperCollins, quindi insomma sono quasi, quasi in consegna. Alcuni autori che sto seguendo come editing e che insomma mi stanno dando grandi soddisfazioni, perché vedo crescere dei testi, proprio vedere crescere un testo davanti ai propri occhi e spennellare, perché è questo che fa l'editor. Noi
noi spennelliamo qualcosa che è già molto valido, restituendo proprio all'autore quello che intende dire davvero in quel momento, ma che per tante ragioni non mi viene. E quando dici non mi viene, tu scrivi, Elisabetta, lo sai, a volte hai perfettamente chiaro in testa quello che vuoi dire, ma non riesci proprio a renderlo così precisamente dalla tastiera al video e poi alla carta. E l'editor serve a quello, è uno sguardo di un professionista che però riesce a mantenere le distanze dal tuo testo, non è coinvolto, non è il suo, ma non soltanto per questo, perché non c'è proprio... non c'è questo coinvolgimento anche emotivo nei confronti di qualcosa, certo, che è uscito dalle nostre, certo, mani, dal nostro cuore, dalla nostra testa. E quindi l'editor lucida e fa esprimere l'autore, gli dà questa, certo, possibilità di esprimersi al meglio delle proprie capacità. Certo. Quindi, per carità, l'editor, sfatiamo, io cerco di dirlo sempre ogni volta che ne ho l'occasione, perché c'è proprio il falso mito che l'editor... ti riscrive il libro, l'editor sovrasta la tua voce con la sua... No, 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 no. L'editor tira fuori la voce della persona con la quale sto lavorando, tant'è che è un lavoro di team, è un lavoro di squadra. Certo, certo. Non si lavora certo da soli, si lavora fianco a fianco con l'autore. Certo. Quindi, insomma, sicuramente continuerò a curare gli editing, come faccio adesso, a lavorare sulle mie traduzioni. Se riesco ad essere un poco più disciplinata, perché con me stessa non lo sono affatto, dovrebbe vedere la luce anche un mio progetto personale, forse due, però uno è proprio completamente figlio mio e l'altro invece è un progetto che mi è stato commissionato. Perché poi questo si fa, scrivere a mestiere, quando mi dicono, certo, ecco, sono molto poco romantica da questo punto di vista. È chiaro che se ho una vita dedicata alla lettura e alla scrittura è perché la passione è tale che mi ha impedito di fare qualunque altro mestiere, anche quando ci sono stati dei momenti in cui davvero non riuscivo ad arrivare a fine mese. Immagino, dico proprio serenamente, perché con l'editoria... Nell'editoria soldi ce n'è proprio pochi, ve l'assicuro. E chi vuole vivere di editoria deve adattarsi a fare... 1000 lavoretti editoriali, certo, ecco, e quindi nulla, appunto, un progetto, vediamo se va bene, se riesco a, ma certo, insomma, a buttare fuori questo mio romanzo, che mi è stato chiesto più volte da più parti, quindi ora la struttura c'è, e poi... vabbè, ve lo dico. E vai, poi vai. Un portale dedicato alla cultura e all'editoria, che si chiamerà Arena Letteraria. Bellissimo. Chiaramente legato, ma indipendente da Editrial, comunque molto legato con l'agenzia, Arena Letteraria, che seguirà un pochino il filo di quelle che sono le arene letterarie di Editrial sulle pagine social, cioè delle piccole testate, delle piccole pagine che vogliono diventare delle piccole testate e che coprono comunque tutto, fino ad arrivare a coprire tutto il territorio italiano. Quindi ci picchia, hai in ballo un sacco di progetti, Atena. Complimenti, e sono sicura che riuscirai ad arrivare, cioè a portare in fondo tutti i tuoi progetti, perché sei una persona molto, molto positiva, molto in gamba, e ricordiamolo, fare l'editor è un mestiere molto, molto difficile. Difficile. Sapere essere un bravo, cioè i bravi editor non sono poi tantissimo, e Atena Barbera è sicuramente uno di questi. Atena è una grande editor, molto, molto brava. A questi punti, Atena, io devo farti delle domande pratiche, però... importanti. Allora, prima di tutto ti chiedo dove possiamo acquistare questa splendida antologia Liguri per sempre. Allora, Liguri per sempre, vi avrei fino ad un mese fa vi avrei risposto di andare anche tranquillamente in edicola, perché c'è stata una distribuzione capillare su tutte le edicole, soprattutto del territorio. Ora non posso più dirvelo, perché so per certo che le edicole lo hanno esaurito tutte quante.
Siamo in quasi ristampa, direi. Bello, Comunque, bello. sì, perché dopo un piccolo periodo, un periodo iniziale, insomma, in cui c'è stata proprio l'introduzione di questa silloge in libreria, poi è esplosa in qualche maniera. Noi ne siamo veramente felici. Infatti, sta vendendo molto e costantemente. Spero che, insomma, che abbia vita lunga. Ecco, anche in un mercato editoriale che tende molto a fagocitare, vedere che un testo, un libro ha una vita abbastanza lunga e che continua a raccontare di sé, che continua ad andare in giro, fa sempre molto piacere. Per cui decisamente in libreria, sicuramente in libreria, su tutti i canali, libreria fisica, andate in libreria fisica, fatevi una passeggiata nella nostra, magari nella nostra bellissima Feltrinelli di Genova, che è meravigliosa. Lo troverete lì sicuramente, lo trovate in tutte le librerie, lo trovate chiaramente anche nelle librerie online, che tutti conosciamo e che non nominiamo perché pubblicità ne hanno già abbastanza. Assolutamente d'accordo. Scusate, quindi troverete facilissimamente Liguri per sempre, edizioni della sera, non avrete nessuna difficoltà a procurarvelo. Leggetelo perché veramente merita. E saluto ancora un altro amico che è collegato, Andrea Bess, che è in collegamento dalla città di Torino. Quindi grazie Andrea per essere qua con noi. E Atena, dove ti possiamo trovare invece? A te sui social? Allora, visto che sono una terribile boomer, per il momento mi trovate soltanto su Facebook, però ho il profilo aperto. Quindi Perfetto. liberi e utilizzo tanto Facebook per segnalare novità, per segnalare quello che faccio io, che facciamo o che comunque anche testi interessanti, interviste e quant'altro. Quindi sicuramente su Facebook. Mi sto attrezzando, adesso arrivo anche su Instagram, mi sto studiando, sto studiando. Benissimo, Mi benissimo. sento molto, sento uno scarto generazionale importante e io sono una innamorata dell'informatica, perché io ho fatto il tecnico per computer quando stavo in università, primo anno. Fantastico. Per un negozio, sì, facevo proprio il tecnico, andavo in giro con la valigettina a riparare i PC dei Fantastico. clienti. Quindi io sono comunque un'appassionata di informatica e di tecnologia. Nonostante questo, negli ultimi anni c'è stato veramente un salto nei social e devo recuperare un momento quei due o tre social media, appunto tipo Instagram. Poi ho scoperto TikTok, ho scoperto che esiste BookTok. Pazzesco, questo non lo Già, sapevo. e sono cose sempre da approfondire. Quindi per il momento sicuramente Certo. Facebook, per il resto mi sto attrezzando, arrivo. Benissimo. Quindi, se volete contattare Atena Barbera, contattatela su Facebook. Fatele delle domande e perché no, mandatele delle recensioni anche di Liguri per sempre. Perché le Certamente. recensioni fanno piacere, il feedback del lettore è fondamentale, soprattutto questo sempre. Ma soprattutto adesso che ne veniamo comunque da un periodo brutto di chiusura, quindi Atena Barbera sarà contentissima di rispondere a qualunque vostra domanda. Siamo giunti così quasi al termine della nostra intervista, ma prima di passare ai saluti finali, voglio darvi una notizia, cioè quindi oso dire uno scoop di autori ai domiciliari, perché siamo in mondovisione e quindi vi do questa notizia. Domani la nostra Atena Barbera sarà ospite al TG3 regionale alle ore 19:30 con Liguri per sempre. Quindi seguite domani sera Atena Barbera al TG3. Mi raccomando, non mancate. A questi punti siamo giunti al termine di questa nostra chiacchierata, che per me è stata piacevolissima. Spero lo sia stato anche per Atena e per tutti coloro che ci hanno seguito. Io a questi punti vi do l'appuntamento ad Autori ai domiciliari domani, mercoledì 15 settembre alle ore 18, e saranno con noi
gli autori Antonio Paolacci e Paola Ronco, mentre venerdì 17 settembre, sempre alle ore 18, sarà con noi lo scrittore Maurizio Giuseppe Galeazzo. Quindi passiamo ai saluti. Prima di tutto voglio salutare le librerie del cuore di autori domiciliari, che come sapete sono tante. Ma questa sera ne saluterò una in particolare, di cui ci ho un po' già parlato a Tina Barbera, che è la Feltrinelli di Via Ceccardi, Genova. E un saluto della persona di Massimo Villa, che è uno degli autori della nostra bellissima antologia. Quindi io saluto e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, ringrazio e saluto tutti coloro che hanno mandato i commenti e i saluti, che sono stati tanti. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che ci seguiranno in differita e che di solito sono molti, perché molti seguono la rubrica autori e domiciliari. Ma chi saluto più di tutti? Saluto la mia graditissima ospite Atena Barbera. Grazie Atena per essere stata con noi. Grazie a te Elisabetta, è sempre un piacere chiacchierare con te, grazie davvero e grazie a tutti. A presto. Grazie Atena, ti aspetto alla prossima. Aspettiamo il tuo libro. E io ti aspetto di nuovo qui ad Autori ai Domiciliari e sarà di nuovo un grande, grande piacere, una grande emozione. Un grosso bacio Atena, un abbraccione e un saluto a tutti da Genova. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.